Dopo la ghiacciante e discussa rottura si è di recente assistito all'inatteso ritorno di fiamma degli ex vipponi. Finiti al centro dell'attenzione del gossip di casa nostra per aver vissuto un periodo alquanto turbolento. Due ex concorrenti del Grande Fratello VIP sembrano aver finalmente ritrovato la serenità. Ma di chi si tratta? Scopriamolo insieme. Fin dal suo esordio il Grande Fratello è uno dei reality più seguiti e apprezzati del piccolo schermo. Tanti sono i volti, noti e meno noti, che nel corso degli anni hanno deciso di varcare la porta rossa e mettersi in gioco tra le mura della casa più spiata d'Italia. Alcuni concorrenti, con il trascorrere del tempo, sono finiti nel dimenticatoio. Altri, invece, sono riusciti ad entrare dritto nel cuore del pubblico che non perde l'occasione per dimostrare il proprio affetto. Dopo la ghiacciante rottura, l'inatteso ritorno di fiamma per gli ex vipponi. Ecco di chi si tratta. Ne è un chiaro esempio la coppia formata da Alessandro Basciano e Sophie Codegoni. Conosciutisi nel corso della loro partecipazione alla versione VIP del Grande Fratello, i due hanno dato il via ad una storia d'amore che ha appassionato tantissimi fan. Proprio quest'ultimi hanno seguito con particolare interesse le varie notizie trapelate sulla coppia che ha vissuto un periodo alquanto turbolento. Dopo aver deciso di porre fine alla loro relazione, in molti hanno iniziato a temere che tra i due fosse davvero finita per sempre. Nel corso delle ultime settimane, però, qualcosa sembra essere cambiato. Sophie Codegoni e Alessandro Basciano hanno iniziato a postare delle storie sui social dagli stessi posti, senza tuttavia farsi vedere ancora assieme. Questo almeno fino al compleanno della piccola Chelain, proprio i festeggiamenti per il primo anno di loro figlia, infatti, è stata l'occasione giusta per Sophie Codegoni e Alessandro Basciano di mostrarsi nuovamente assieme. I due ex vipponi, infatti, hanno postato sui rispettivi account Instagram degli scatti della festa di compleanno della figlia. A corredo del post pubblicato dall'influencer troviamo la seguente didascalia. Un amore così grande non l'avrei mai immaginato. Sarai sempre l'amore di mamma e papà. Auguri Chelain. Dal suo canto, Basciano ha scritto: buon compleanno mia piccola principessa. Ti amo, il tuo papà. Rigorosamente a tema Masha e Orso, a partire dalla casetta fino ad arrivare ai palloncini. È lampante come ogni dettaglio della festa sia stato curato fin nei minimi particolari. A destare l'attenzione dei follower, però, sono state in particolar modo le foto della coppia che sembra aver finalmente ritrovato la serenità, mettendosi alle spalle i periodi più bui.